Nessun passo indietro, almeno per ora, da parte del governo, ma per il ministro dell'economia Giorgetti, di fronte ad un aumento dei prezzi della benzina, si potrebbe tornare a pensare ad un nuovo taglio delle accise. Di adottare le misure di riduzione delle accise in relazione all'incremento verificato dei prezzi dei carburanti. Si accende la polemica politica per la decisione del governo e la reazione dei benzinai di scioperare con la maggioranza che difende l'operato dell'esecutivo. Per quanto riguarda invece il taglio dello sconto, vorrei far presente e ricordare che in questo momento il prezzo complessivo di benzina e gasolio è inferiore di 40 centesimi a quello che era alla pompa nel mese di giugno del 2022. Dalle opposizioni invece arrivano critiche dirette soprattutto al presidente del Consiglio Meloni, accusata di aver cambiato idea sul taglio delle accise, promesso invece in campagna elettorale. I 5 Stelle in aula alla Camera presentano cartelli con scritto vergogna. La verità è che quando doveva raccogliere i voti prometteva di tagliare le accise e quando è diventata premier le ha aumentate. Ha dato la colpa ai benzinai. Intanto via libera definitiva del Parlamento al decreto aiuti quater. Vi sono misure contro il caro bollette, come ad esempio la proroga di termini per il credito d'imposta relativo all'acquisto di carburanti per le attività agricole e della pesca e la detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari.